Amici di TV6, bentrovati, nuovo appuntamento con Zoom In, questa sera per parlare di cucina, per parlare della tradizione del maiale nella nostra regione. Questo è il periodo in cui, come si suol dire, in Abruzzo si ammazza il maiale, e lo facciamo con un esperto del settore, con Davide D'Agostino, chef del ristorante La Vecchia Silvi. Ciao, buonasera. Possiamo darci del tu, abbiamo detto prima a microfoni spenti, e quindi possiamo iniziare a parlare di questa che è una tradizione, Davide, antica. Sì, una tradizione antichissima, insomma, che riuniva poi tutte le famiglie, tutti i bambini, insomma, ci si restava qui intorno alla metà di gennaio, che comunque sia il periodo più freddo, e si preparava, appunto, c'era l'uccisione, la preparazione di tutto il maiale, che poi serviva chiaramente da conserva per tutto l'inverno, in quanto essendo una carne molto, molto buona, e comunque sia per fare i salumi, per fare tutte le varie salsicce che poi si mettevano sotto allo strutto. E poi c'è da dire il fatto che del maiale non si butta via niente. Ecco, hai anticipato un po' la mia domanda. Non è un detto questo, è la realtà. Si riesce dal maiale ad ottenere di tutto e a non sprecare praticamente nulla. Assolutamente niente, è una carne molto versatile, in cui veramente possiamo fare, ecco, dalle salsicce, le varie lonze, il prosciutto, anche per quanto riguarda il grasso, appunto, ci si fa lo strutto con la pelle, con la cotenna si fanno tutte le varie salsicce, il fegato, i polmoni, davvero la testa, si fa la coppa di testa, quindi davvero una carne molto versatile e non si butta via niente. Una grande varietà di carni si possono ottenere dal maiale. Grazie a Maurizio da qui in regia stavamo vedendo già qualche immagine. Partiamo dal carré di maiale. Che cos'è il carré e come si ottiene? Sì, appunto, il carré, come abbiamo potuto vedere nelle immagini, il carré viene dissociato, quindi viene tolto tutto appunto la parte dell'osso, e quella parte lì viene utilizzata per farci le lonze. Solitamente da un carré, da un mezzo maiale, diciamo, si ricavano due lonzini, una lonza di capocollo. A beneficio dei nostri telespettatori, sì. Diciamo che sei tu nelle immagini senza occhiali. Qualcuno senza occhiali, potrebbe pensare, sì, che è un'altra persona, invece sei sempre tu. Per darmi un'immagine più grande ho messo gli occhiali in televisione. Quindi come vedete nelle immagini sto dissossando tutto il carré, che poi noi utilizziamo appunto per farci le lonze. Queste lonze qui vengono messe sotto sale per almeno 24 ore, poi il giorno successivo vengono sciacquate, fatte restare all'aria. E una volta che passa un'altra giornatina così ad asciugare, poi si può mettere all'interno al budello. Prima si fa passare in mezzo al pepe, quindi viene tutta quanta pepata, e poi viene messo all'interno proprio del budello e si fa essiccare, solitamente per un 6 mesi. Poi dipende anche da quanto è grande un maiale. Solitamente un maiale si uccide intorno ai 180 kg, solitamente questo. Quindi è il peso. Parliamo di un sì, peso comunque rilevante. Di un peso rilevante, sì. Allora, abbiamo visto il carré, ora possiamo vedere un altro aspetto culinario del maiale, che è quello del prosciutto di maiale. Anche qui c'è una tradizione, una tradizione veramente importante. Eccolo qui. Vede, come sto facendo, io sto preparando il prosciutto che non viene, che noi non lo utilizziamo, perlomeno, che queste qui sono delle immagini, appunto, che abbiamo preparato per la maialata, che è la festa del maiale che noi facciamo tutti a gennaio, quindi facciamo tutti i piatti tipici che si può ricavare dal maiale. Quindi chiaramente lo scopo della serata e lo scopo di preparare il maiale lì da noi è quello di fare salsicce e di preparare un menù non con affettati, perché chiaramente avrebbe bisogno di mesi di stagionatura. Certo. Quindi riusciamo con il prosciutto che stiamo preparando noi, sto togliendo un po' il grasso, qui sto togliendo la fesa di maiale, e poi il prosciutto noi lo prepariamo al forno, quindi lo condiamo e lo facciamo cucinare in forno. E lo serviamo appunto come secondo piatto. Chiaramente scusami se ti interrompo, il prosciutto classico che noi acquistiamo nei supermercati, o è una forma un po' diversa? No, è questo. Solo ha bisogno, soprattutto si fa asciugare nelle parti montane, perché il prosciutto poi è molto delicato, che è difficile da preparare, ci vuole una lunga, mentre per le lonze, diciamo, è un po' più semplice. Invece il prosciutto si deve pulire bene l'osso all'interno, perché se poi rimane il sangue all'interno, appunto, del canale che va lì in mezzo, vai a rovinare un prosciutto, e rovinare un prosciutto, insomma, è un peccato, è un gran bel danno. Quindi
Tra l'altro noi parliamo dell'arte di ammazzare il maiale, ma io da queste immagini direi che c'è anche un'altra arte, quella di saper voglio dire, fare questo lavoro, cioè non tutti credo siano all'altezza di lavorare il maiale, di preparare un prosciutto, di ottenere della lonza, di fare delle salsicce. Questa è un'arte nell'arte. Assolutamente sì, è molto come tutte le cose, insomma, c'è bisogno di tanta manualità, devi farlo tante volte, ti devi allenare. Inizi con i pezzi un po' più semplici, che devo dire, dalla pancetta, le costine, e poi man mano vai avanti, anche per quanto riguarda le lonze, insomma, ha un suo taglio, non deve rovinare la pellicina esterna, altrimenti poi si può infiltrare l'aria, si può rovinare, quindi si inizia dai pezzi più semplici, però man mano si va avanti anche in un grado maggiore di difficoltà. Allora abbiamo visto il prosciutto di maiale, c'è un'altra specialità che si può ottenere, quella della pancetta, se non sbaglio. Sì, con noi, con la pancetta che noi stiamo tagliando, stiamo preparando il ciff e ciaff, che è un piatto tipico abruzzese. Piatto tipico abruzzese. Forse anche del ristorante Vecchia Silvi. Sì. Diciamo, per quella serata lì abbiamo preparato pure il ciff e ciaff, che quindi lo facciamo con della pancetta, con delle costine, con dei pezzettini di spalla, insomma di carne un pochino più magra, e viene fatta rosolare in padella in maniera molto semplice, con aglio e un altro elemento importante, il peperone dolce che viene messo. Quindi senza fare, diciamo, questa dei piatti. Vediamo, scusami, questa è la pancetta. E la pancetta è la parte chiara, che cos'è? Il grasso? È il grasso, questo qui sto togliendo tutta la cotenna. Poi a noi la cotenna, comunque sia, ci servirà sempre, perché noi la andiamo prima a pulire bene. Quindi la parte poi che resta della cotenna senza grasso, la facciamo sgrassare e ci facciamo le salsicce di cotechino. Invece con tutto il grasso che noi andiamo a pulire del maiale e conserviamo, lo facciamo bollire, si mette a bollire con un po' di acqua, e quindi andiamo a realizzare lo strutto, che poi veniva usato chiaramente prima e anche adesso in alcune preparazioni, viene usato appunto al posto dell'olio d'oliva, quindi per la conservazione anche delle salsicce che vengono messe sotto strutto. Come si suol dire, non si butta niente. No, assolutamente. Allora, tu prima hai parlato delle costine o costatine, che dir si voglia. Questa è un po' la specialità che si può ottenere dal maiale, costatine che si possono fare anche fritte, se non sbaglio, e che sono un po', diciamo, una prelibatezza. Guardi, noi non le prepariamo, nel senso che, allora, poi ogni regione, diciamo, d'Abruzzo, è vero che il maiale si taglia ha un modo prestabilito di taglio, un modo prestabilito, insomma, però cambia. Per esempio, la nostra ventricina è intesa come una ventricina spalmabile, quindi viene usato più grasso, quattro parti di grasso, una parte di magro, con sempre del peperone dolce aromatizzato, e viene fatto spalmare nel pane. Invece la ventricina vastese è tutta un'altra cosa, prende la parte della spalla, la parte magra, e poi deve venire tagliato, insomma, un po' freddo, perché non è spalmabile, ma viene mangiato come un prosciutto, come una lonza tagliata a coltello. Quindi, diciamo, cambia anche dal terramano, dal pescaretto, dal chietino, comunque sia, cambiano delle specialità per la preparazione del maiale. E un'altra specialità che si può ottenere dal maiale, sicuramente ha un nome ben preciso, la salsiccia. La salsiccia. Chi non ha mangiato una salsiccia, diciamo, nella sua vita? Diciamo, la salsiccia è un po' l'emblema del maiale, in un certo senso. Le salsicce, noi sono diversi anni, insomma, che le prepariamo noi, perché ci piace prepararle a noi, ci piace vedere cosa noi mettiamo. Perché, ecco, sai, qui quando... che cosa stai facendo? Qui sto facendo la salatura, stiamo preparando delle salsicce di carne, quindi sto facendo tutta la varia salatura con del sale e del pepe, che poi si passerà, come state vedendo, si passerà al tritacarne, e tra un po' saremo pronti all'insaccatura. Quindi questa è la parte delle salsicce di carne. Poi abbiamo la parte delle salsicce di fegato, che vedremo tra un po', in cui si va a prendere appunto il fegato, vedi come sto condendo adesso, si condisce con Le salsicce di fegato sono quelle più scure. Sono quelle più scure. Come me, un po' un profano della cucina. Sì, sono quelle più scure, appunto si utilizza il fegato, si utilizza il cuore, si utilizzano i polmoni. Poi viene condito e aromatizzato con dell'aglio, come avete visto adesso, con un po' di peperoncino, con un po' di arancia per dare appunto quel profumo, e viene messa anche una parte di carne magra, altrimenti poi le salsicce non resterebbero, anche se il cuore tende un po' a rapprendere la salsiccia, ma
un po' di carne magra ce la vuole sempre, insomma. Non stona quindi l'arancio nel, assolutamente no, assolutamente no. La salsiccia di fegato, perlomeno qui nel Tiramano, viene usata molto, come viene usata per le salsicce di Cotechino, la stessa cosa. Noi utilizziamo lo stesso l'arancio, perché va a creare un profumo davvero interessante la salsiccia. E ora passate, diciamo, ecco. Sì, adesso vedete. Questo è il prodotto quasi finale. Questo è il prodotto quasi finale, quindi prima abbiamo salato. Poi viene appunto tritato il tutto, viene ridata una passatina per far diventare il sale, il pepe, insomma tutti gli aromi in maniera omogenea, e poi ci si prepara l'insaccatura. Ecco, e da lì come viene poi costruita, se mi consenti, mi passi il termine, la salsiccia? Allora, la salsiccia, una volta che noi abbiamo, vedete qui il budello, che sarebbe insomma l'intestino tenue, che è la parte più piccola, invece con l'intestino grasso si vanno a fare le lonze, quindi viene messo nell'apposito attrezzo. Chiaramente il budello viene lavato, questo solitamente si trova anche sotto sale, quindi viene sciacquato per bene, viene messo nell'apposita insaccatrice. Che sarebbe questa, sì, quindi direttamente poi dall'acqua si va a mettere nel tubo, come poi vedremo nelle immagini, e girando la manovella si vanno a formare le salsicce, che poi andranno legate subito in base poi alla grandezza. Vedete come stiamo facendo nell'immagine, andiamo a mettere tutto il budello nell'apposita macchina, e poi la carne va a finire tutto dentro al budello e poi va legata tutta quanta. Quindi non solo un lavoro manuale, ma si ricorre anche all'utilizzo ovviamente di qualche diciamo... Assolutamente. Allora, già questa qui è una ecco, macchina, vediamo, sì. Uscire la, vediamo quella uscire che è la salsiccia, la salsiccia. Quindi già comunque sia questa qui ti dà un bel po' di vantaggio, perché essendo questa è di fegato? Queste qui sono le salsicce di fegato, sì. Quindi passiamo adesso, chiaramente per questione di immagine, ho fatto vedere prima quelle di carne e poi quelle di fegato, altrimenti poi si vanno a... Però diciamo che in questo caso il compito del macchinario è un compito fondamentale, perché da quell'ammasso di carne alla fine esce fuori la salsiccia. Assolutamente, invece prima venivano utilizzati chiaramente dei macchinari molto più piccoli, che io ancora magari con mia nonna ho ancora sotto al garage, però chiaramente poi non si usano più, altrimenti ci si mette davvero... Prima c'era molto più tempo. Adesso vedo adesso cosa... stiamo legando le salsicce. Va fatto subito, prima che il budello poi si asciughi troppo, altrimenti quando noi andiamo a fare questa tipologia di legatura... Ma perché viene legata la salsiccia? È la forma che viene data proprio così. Uno poi può anche prendere un pezzo e metterlo su, non succede niente, però chiaramente per porzionare la salsiccia viene utilizzata così. Ad esempio, già nelle parti del Valstese la fanno molto più lunga, la fanno un po', diciamo, a cordoncino, e la fanno molto più magra, quindi magari alla griglia vedete che ci sono molte parti anche di grasso, appunto per permettere alla carne di essere più succosa e più morbida. È uno spettacolo vedere come si arriva alla salsiccia attraverso davvero un lavoro fatto a regola d'arte, ad opera d'arte. Poi si parla anche dell'insaccamento della salsiccia, sarebbe questo, diciamo, il lavoro? Sì, il lavoro insomma di insaccamento che si fa tutto al maiale. Comunque è una bella cosa, nel senso che poi a mio avviso un ristorante deve provare a fare tutto lui, perché è facile magari comprare un prodotto e venderlo, ma il bello è poi lavorarlo, saperlo lavorare, saperlo proporre, anche perché io con la salsiccia posso aromatizzarla come piace a me, posso fare una salsiccia al rosmarino, posso fare una salsiccia aromatizzata al timo, posso fare insomma come voglio, e dare comunque sia al cliente un prodotto di estrema qualità e di ricercatezza. E noi abbiamo visto dunque come si lavora il maiale, cosa si può ottenere dal maiale, ma una domanda in chiusura, Davide, devo fartela. Tu sei giovane, 30 anni, e come è nata questa passione per la cucina? È una tradizione di famiglia? E voglio dire, cosa vorrai fare da grande, perché sei ancora giovane, 30 anni, il sogno nel cassetto? Ah, il sogno nel cassetto è quello di continuare a divertirmi in cucina. Perché poi c'è chi fa il lavoro solo per business e chi fa il lavoro per passione. Io credo ancora nella passione, credo nei sacrifici, comunque sia siamo,
siamo venuti, diciamo, da una famiglia contadina, quindi abbiamo passato un po' tutta la trafila, e anche mia nonna e i miei genitori mi hanno trasmesso tutti questi sacrifici che poi ci vogliono per ottenere qualcosa. Sul lato culinario chiaramente ho avuto un maestro come mio padre e come mia mamma, che mi hanno permesso di vedere tutte, comunque sia quando nasci in un ristorante riesci a vedere diverse tipologie di passaggi, appunto di sudore che ci metti, perché come dicevo prima è facile comprare la roba e poi darla, però è bello fare la pasta fatta in casa, prepararla un po' diversa. È bello, sì, è quello il bello. Chiaramente poi ti aspetti che il cliente comunque sia recepisce questo messaggio che vuoi mandare, nel senso cerco di prepararmi tutto io, noi prepariamo anche il pane, facciamo tutto noi, facciamo tutto nella nostra cucina. Diciamo che è una cucina ancora tradizionale casereccia. Ancora tradizionale casereccia abruzzese, sempre con un occhio comunque sia a quello che sono i tempi, quindi a livello di guarnizione, a livello di servizio, a livello di salse nuove, su quello non ci spaventa, però cerchiamo sempre di mantenere delle radici ben attaccate, insomma, all'Abruzzo. Bene, io grazie veramente Davide, ringrazio Davide D'Agostino, chef del ristorante Vecchia Silvi, ringrazio voi per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi Zoom In, sempre su TV6.